Si è appena conclusa questa domenica di gare qui a Magione dei Trofei Moto Estate, quindi andiamo a fare un po' una riepilogativa di tutto quello che è accaduto questa giornata. Partiamo con la Sport Bike, che ha visto la prima vittoria stagionale di Roberto Sarchi davanti a De Stefanis. Peccato per Fabio Starnone, che nel mentre era secondo nel tentativo di andare a ricucire il gap dal leader della corsa Sarchi è incappato in un errore in curva 1 e quindi si è dovuto accontentare del terzo posto. Mentre nella 1000 Open ha vinto il pilota di casa, wildcard eccezione, Alessio Vellini, ex conoscenza anche del Mondiale Superbike, che ha vinto davanti a Costantino e Lobartolo. Curiosità, Vellini ha totalizzato anche il nuovo record della pista di Magione in 1:10.4, mentre con Cristini, che è arrivato in quarta posizione, il campionato di questa 1000 Open è sempre apertissimo. Gara 1 della Resatac 600 è sempre stata dominata dal suo leader Alberto Bettella, che ha vinto davanti a Carpina e Oz. Gara 2 ancora una volta non cambia, è sempre sulla falsa riga della prima, vince sempre il numero 79, questa volta però con un po' più di difficoltà, perché Benedet, dopo una partenza come sempre purtroppo non molto brutta, si dispiace molto anche lui di questa situazione, comunque non parte bene, riesce a rimontare inferocito come fa sempre, chiude secondo a 4 decimi avvicinandosi moltissimo ad Alberto Bettella, forse se c'era qualche giro in più poteva anche beffarlo. Terzo ancora una volta Niccolò Carpina. Spostiamoci nella Resatac 1000 con la gara 1 svolta nella mattinata, che ha incontrato la vittoria di Gallan davanti a Vitellaro e Matteo Cristini, gara che si è interrotta due giri dalla fine per una bandiera rossa che è stata esposta per un incidente, moto in pista ma nessun allarme in generale, rider ok. Mentre invece in gara 2 non cambia il podio, gli interpreti sono sempre gli stessi, ma questa volta è Vitellaro a vincere e portarsi a casa la sua prima vittoria stagionale davanti a Gallan e Matteo Cristini. Ci sono state anche questa domenica le altre due manche, le altre due gare della 300 e della 600. Se non sapete come sono andate a finire le gare, le prime gare del sabato, andate a vedere il video precedente. Quindi andiamo con gara 2 della 300, che è sempre stata vinta da Daniele Galloni in solitaria sulla sua supermono, ma la vera battaglia è di dietro, come sempre, grande spettacolo, la spunta Virone in seconda posizione, sapete di quanto? Giochiamo con il cronometro, 2 millesimi su Sala, che è in terza posizione, mentre quarto c'è Sorrenti, che aveva fatto la pole ma gli mancava qualcosa probabilmente per attaccare il podio e si dovrà accontentare appunto di stare ai piedi del podio. Mentre invece la seconda gara della 600 Open, facciamo quindi uno spoiler rispetto al video precedente, è sulla falsa riga di quella che abbiamo visto il sabato, vince Gabriele Cortini davanti a Sansavini e Campanini. Se n'è andato quindi un altro weekend dei trofei Moto Estate qui da Magione, la tappa più lunga, la tappa più chilometrica, dove si fanno più chilometri per venire qui, ma ci siamo divertiti comunque molto, abbiamo visto delle gare anche il sabato. Il prossimo appuntamento dove vedremo i riders delle MS sarà in programma sempre a Varano, ritorniamo nel circuito del Parmense il prossimo 27-28 luglio, ma per non perdere nessun secondo dei trofei Moto Estate ricordatevi di seguirci sui nostri social a partire da Facebook, Instagram e YouTube, dove ci saranno le prossime gare che sono state qui a Magione, ma se volete rivedere anche le gare passate le trovate sempre sul canale YouTube di SH Group e noi ci vediamo alla prossima a Varano, ciao!